Bene, allora incominciamo, visto che siamo quasi tutti presenti. Intanto ringrazio in maniera particolare i presenti, i giornalisti, la Media 24, il blog Helger Battiston. Penso che ci conosciamo tutti, quindi la presentazione di... Io sono il portavoce, il presidente del comitato di San Nicolò, e qui accanto c'è l'ingegnere Roberto Drigo, che poi farà un ragionamento estremamente più tecnico rispetto a quanto andrò io a annunciare. Bon, noi come comitato ci siamo costituiti nel 2017, venuti a conoscenza tramite la stampa che si sarebbe costruita la terza corsia della Quattro fino a Porto Uruaro, quindi eliminando il casello di Albisopoli e arrivando fino al casello di Porto Uruaro. Da quel momento noi ci siamo mobilitati perché avevamo capito che il territorio aveva bisogno di scelte completamente diverse da quelle che erano state fatte. Quindi avere garanzie su tutte le opere di mitigazione, avere garanzie su sulla viabilità, quindi scaricare la viabilità dalle strade residenziali e spostarla sulle strade a grande scorrimento. Anche perché insistono tre opere importantissime qui per il Porto Uruarese, quindi la ferrovia, la tangenziale e l'autostrada. Quindi poi abbiamo il viale Pordenone, che è quello che si raccoglie tutto il carico in uscita e in entrata sia dal centro commerciale che dall'autostrada. Quindi noi ci siamo mobilitati come comitato non per fare una mera protesta, dire non vogliamo questo, non vogliamo quello, vogliamo... Noi abbiamo fatto delle proposte, cioè ci siamo mobilitati facendo un ragionamento di proporre qualcosa di diverso. Abbiamo tentato con l'amministrazione comunale, abbiamo provato con la città metropolitana, abbiamo scritto alla regione del Veneto, agli assessori interessati, abbiamo avuto un incontro con Autovie. Ad oggi, quindi parliamo del 2018, che abbiamo incominciato tutti questi contatti, risposte zero, cioè non sappiamo che cosa viene fatto. Togliere la rotondina, passare sotto davanti a via dell'autostrada, cioè noi risposte certe ancora finora non ne abbiamo avute, quindi stiamo ancora aspettando che ci dicano cosa vogliono fare. Quindi abbiamo il problema della mobilità lenta, quindi i pedoni e le biciclette, non abbiamo una pista ciclabile per raggiungere dal lato nord sia dell'autostrada che della tangenziale, non abbiamo nessuna protezione per raggiungere il centro di San Nicolò, quindi la farmacia, i medici, l'ufficio postale, eccetera. E per arrivare poi anche al centro della nostra città, al centro di Porto Uruaro. Quindi noi abbiamo presentato una proposta organica, una proposta fatta in maniera chiara e anche realizzabile, perché noi facciamo le proposte che poi siano realizzabili, si possono realizzare con proposte di intervento, ma anche con costi, quei costi che poi vanno a incidere sul bilancio dell'amministrazione. Quindi qui si trattava di mobilitare un po' tutti quegli enti che sono proprietari, ai quali interessa poi la viabilità del nostro quartiere, ma che incide sulla viabilità di Porto Uruaro e anche non solo di Porto Uruaro, perché tutti coloro che escono dall'autostrada devono raggiungere le spiagge, devono raggiungere il centro di Porto Uruaro, devono per forza transitare sul viale Pordenone. Quindi noi avevamo fatto una proposta che andava a scaricare di molto la viabilità su questo tratto, che poi è il passaggio del centro della nostra comunità. Quindi le proposte ci sono, noi siamo decisi adesso, perché abbiamo visto che nessuno ci ascolta, perché se non sei nella stanza dei bottoni non riesci a schiacciare quelli giusti, le cose non vengono fatte.
Quindi abbiamo pensato di mobilitarci anche in futuro, cioè con le prossime elezioni noi ci presenteremo, decidiamo come, in che maniera, dovremo ancora stendere poi le nostre proposte, ma noi facciamo proposte, non facciamo esclusivamente la protesta, protesta con proposta, quindi proposte organiche, realizzabili, che devono andare incontro poi alla salute e soprattutto alla sicurezza dei cittadini, che residenti ma anche non residenti, cioè tutti quelli che transitano in questo luogo. Quindi proposte, abbiamo fatto l'impossibile per poterci agganciare alle varie aziende che sono poi proprietarie e responsabili dell'autostrada, sia dell'autostrada che della tangenziale, eccetera. Siamo mobilitati, però siamo ancora in attesa di risposta. Quindi adesso noi continueremo la nostra battaglia fino a quando non saremo riusciti ad avere delle risposte che siano soddisfacenti per quanto riguarda poi tutta la città. Questo è l'accesso a nord della nostra città. Adesso io a proposito poi del problema dell'elettrodotto, dell'inquinamento da elettrosmog, per quanto riguarda poi la questione della centralina che hanno posizionato qui in via Antinori, noi abbiamo l'ARPA, che sarebbe l'azienda regionale per la prevenzione ambientale. Quindi prevenzione ambientale, protezione ambientale significa che questa agenzia come minimo dovrebbe sì misurare la febbre del malato, ma poi anche proporre la terapia. Quello che non abbiamo visto, non abbiamo assistito il venerdì scorso al dibattito che è stato in municipio. Quindi noi proponiamo anche questo, abbiamo delle proposte molto organiche per non risolvere, perché nessuno risolve il problema dello smog, però quantomeno per attenuare questo problema dello smog, perché nessuno, l'ARPA non ci ha dato nessuna risposta, la città metropolitana non ci ha dato nessuna risposta, l'amministrazione comunale non ci ha dato nessuna risposta, bisognerà intervenire in qualche modo. La linea elettrica, noi abbiamo delle idee come si potrebbe eventualmente non risolvere ma attenuare questo problema. Bisogna aprire i tavoli con le amministrazioni competenti e discutere di questo. Noi proponiamo alcune cose e poi noi vogliamo che i cittadini vengano informati. Cioè, dall'informazione si riesce a capire. Se uno non è informato magari pensa a cose strane, come sta succedendo adesso. Perché abbiamo visto i picchi dell'inquinamento notturni, ci sono altissimi, quasi direi come in Cina, però terapie non ce ne sono. Quindi alla fine, venerdì intanto per illustrare un attimo cosa è successo, alla fine la colpa è delle biomasse, quindi dei caminetti, delle stufe, delle due centrali a biomassa. Io ci metterei tranquillamente anche l'autostrada, perché se consideriamo che dal 2017 al 2018 il transito dei camion sull'autostrada A4 sono aumentati quasi del 4%, con una diminuzione delle macchine dell'1,5%. Quindi se consideriamo tutto questo abbiamo davanti un'immagine che è molto più grave. Io adesso lascio la parola all'ingegnere Drigo, che magari riesce lui con più competenza di me ad illustrare un po' le questioni, e poi ci saranno delle domande, siamo disponibili eventualmente a discuterne. Prego. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Io mi riallaccio a quanto diceva prima Newitt relativamente a un problema di metodo di lavoro che riguarda la questione delle informazioni, nel senso che i problemi che sono stati sollevati finora sono problemi che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle e sono problemi che noi abbiamo sollevato perché intenderemo tutti assieme
con le amministrazioni, con chi è interessato, risolvere questi problemi e non far sì che questi problemi diventino un solo elemento di dibattito, di discussione, di confronto, che poi alla fine si conclude con una grandissima confusione e con, diciamo, nulla di fatto. E questo è una cosa, è una questione estremamente importante che fa la differenza rispetto ad altre iniziative che noi abbiamo discusso, in cui si usa l'argomento, la questione, il dato come elemento di discussione politica fine a se stesso. Noi i problemi li solleviamo perché sono oggettivi, vogliamo anche però assieme agli altri risolverli, perché sono problemi complessi, sono problemi che incidono poi sulla qualità della vita delle persone e sulla salute delle persone. A tal riguardo, a dimostrazione di quello che noi abbiamo fatto, per quanto riguarda il problema della viabilità, per quanto riguarda il problema della qualità, diciamo, urbana del quartiere di San Nicolò, noi abbiamo presentato, seppure come dire, come progetto ovviamente di massima, un'ipotesi all'amministrazione comunale con un'ipotesi di soluzione viabilistica, una soluzione anche di arredo urbano e una soluzione anche di valutazione economica, perché sappiamo benissimo le situazioni economiche in cui si trovano gli enti, specialmente i comuni, che però dovrebbero razionalizzare meglio le proprie risorse invece di spendere su opere magari poco utili, buttare queste risorse su opere che sono più strategiche, più importanti per la popolazione. Un esempio eclatante di quello che sto dicendo per quanto riguarda l'uso, diciamo, strumentale delle questioni di natura ambientale e anche dei problemi è avvenuto venerdì scorso quando abbiamo fatto un incontro con l'ARPA e l'amministrazione comunale. Dividiamo il problema in due questioni. Uno è l'elettrodotto, che lo dovrei chiuderlo presto perché è stato fonte di discussioni e di più che di dibattito, diciamo, di comizi elettorali, insomma. La questione di base risulta dal fatto che l'ARPA ha misurato quelli che sono gli indici, diciamo, dell'elettromagnetismo all'interno della scuola, però li ha misurati a fronte del fatto che non sapeva, che non sa quant'è la potenza nominale della linea elettrica di 130 kV. Io non lo so, io l'ho chiesto, e questo non è un approccio informativo, questo è un approccio di disinformazione, perché tu mi dai un dato che sicuramente dal punto di vista, diciamo, normativo è tranquillizzante, però all'interno di un contesto che non è un contesto definito, perché io non so se fra 15 giorni, fra un mese, quando magari chiuderanno la centrale di fusina a carbone, perché adesso c'è l'intenzione di chiudere la centrale di fusina a carbone, magari questa linea diventerà una linea importante per alimentare, che ne so, la ferrovia o quant'altro. E quindi invece di avere i 150 ampere di linea che sono stati quelli misurati, diciamo, dall'ARPA, io ho 500, perché quelle linee normalmente, a meno che ci sia un dato diverso che io non conosco, ve l'ho chiesto, possono arrivare anche a 500. Allora abbiamo 3-4 volte il valore misurato, che è una, ovviamente dal punto di vista qualitativo è una condizione completamente diversa. Allora quello che noi chiediamo è una collaborazione positiva all'interno di un quadro di informazioni corretto. Corretto non intendo dire che è una discussione quello che l'ARPA ha fatto, corretto intendo dire completo di tutte le informazioni che mi permettono di poter tranquillizzare la popolazione o tranquillizzare le persone, le mamme che portano i propri figli, dicendo: guardate, questa linea qua al massimo porta 150 ampere, quindi quello è il limite, allora a questo punto siamo tutti tranquilli. È così difficile, è il quarto segreto di fatti, ma sapere quant'è la potenza nominale di quella linea lì non penso che sia una cosa complicata. Ma queste cose succedono perché c'è un metodo di lavoro approssimativo, strumentale, e dall'altro canto poco interessato, perché sono momenti, diciamo, in cui la gente in qualche modo si sfoga, poi alla fine se ne torna a casa e la situazione rimane come quella di prima. Questo noi non lo vogliamo, e quindi per questa ragione abbiamo chiesto all'ARPA nella riunione la potenza nominale che facesse i calcoli con la potenza nominale, perché nel caso in cui con la potenza nominale i limiti elettromagnetici che possono essere calcolati
in termini di simulazione fossero al di sopra della norma, è chiaro che i casi sono due: o la linea viene spostata o viene spostata la scuola, una dei due, insomma. Però mi devono dire quali sono i limiti massimi che io posso avere all'interno di quell'edificio lì. Cosa che noi non sappiamo. Noi sappiamo i limiti misurati all'interno di un contesto che non si sa se è il contesto massimo o no. E questo è il problema. Il secondo problema, assolutamente, come dire, discutibile, è il fatto che abbiamo discusso sui dati della centralina posta in via Antinori. La centralina posta in via Antinori, dobbiamo ricordare, è la prima volta che pongono la centralina in via Antinori. L'autostrada è stata realizzata nel 1960-70, quindi sono quasi 50 anni che l'hanno fatta. Misurazioni storiche a Portogallo non ce ne sono state. È per la prima volta che noi poniamo la centralina a 200 metri, perché questa è la distanza più o meno che abbiamo dall'asse autostradale, ci troviamo i dati che sono quelli che tutti quanti conoscono, col BM25 che addirittura è arrivato a 170-180, sì. Quindi diciamo circa 7-8 volte quello che è il limite, diciamo, quello che è il limite consigliato. Ora, il fatto che qualcuno porti avanti l'idea che tutte queste cose siano dovute al fatto che tutti i portoghesi hanno i caminetti accesi, come dire, risulta un po' strano. Un po' strano anche perché se uno guarda quelli che sono i dati relativi al passaggio, specialmente mi riferisco di mezzi pesanti, io ho fatto un calcolo molto approssimato, e diciamo che noi giornalmente abbiamo, come se fossero fermi davanti a noi, circa 2000 camion che posti in linea sono circa un 30 km di camion che continuamente a motore acceso espellono, diciamo, il gas del proprio. Questo, io non voglio dire che questo sia la causa principale, causa secondaria, io dico che serve analizzare la questione, serve portare avanti un ragionamento sistematico, e per questa ragione che noi proponiamo un protocollo antinquinamento tale per cui chiediamo all'amministrazione, alla città metropolitana, alla regione, a chi, all'ARPA, di fare un monitoraggio di tipo ambientale nelle aree che sono limitrofe all'autostrada. Non solo un monitoraggio come viene fatto oggi, molto approssimativo, che riguarda il PM25, che riguarda il PM10, no, vogliamo un monitoraggio selettivo per quanto riguarda i vari inquinanti che vanno dal benzene, ossido azoto, eccetera, non sto qua a dilungarmi, tale per cui ci rendiamo conto nelle diverse situazioni meteorologiche e ambientali quali sono le condizioni, diciamo, qual è l'influsso che l'autostrada può dare rispetto al dato di inquinamento che abbiamo in queste aree. Io non so qual è quella conclusione, posso presumere certamente che un'autostrada con i dati di traffico di cui parlavo prima certamente non sia influente. Però il dato analitico non lo conosciamo e nessuno si pone il problema di esaminarlo, come nessuno si pone il problema di voler fare un ragionamento, una campagna di sensibilizzazione anche rispetto alla popolazione per quanto riguarda la questione degli impianti di biomassa, perché io mi rendo conto che gli impianti, quelli centralizzati, sentivo prima parlare dell'impianto di Zinago e altri, sono impianti che per la loro, come dire, natura sono controllati perché hanno dei dati di, come dire, dati di controllo che sono, come dire, oggettivi e sono imposti dalla legge. Mentre il cosiddetto inquinamento diffuso è una cosa molto difficile da controllare, anche perché riguarda la vita delle persone, riguarda le abitudini che le persone hanno. Però in questo caso, per esempio, un'amministrazione dovrebbe fare un'opera di sensibilizzazione in cui spiega, per esempio, che un caminetto aperto inquina circa 7-8 volte rispetto a una stufa normale, e che una stufa normale inquina 5 volte di più di una stufa che di quelle certificate, e che magari se uno usa il pellet inquina ancora di meno, e quindi ancora di meno si usa un certo tipo di pellet. Questa è un'informazione che mi sembra giusto dare alla popolazione, perché
non è detto, non tutti siamo, come dire, degli esperti, e la gente ha i propri impegni, le proprie problematiche, e ovviamente se nessuno solleva questi discorsi è chiaro che, come dire, la pratica quotidiana porta a dei risultati che non sono positivi. Un altro elemento interessante è quello di praticamente far sì che con i dati di cui parlavo prima si possa creare un modello matematico, cosa che oggi fanno, di simulazione della diffusione dell'inquinante, tale per cui che si può tarare in base ai dati che possiamo aver avuto con l'indagine di cui parlavo prima, tale per cui in certe situazioni possiamo renderci conto quali sono le condizioni di questo pericolo. Per esempio, una delle questioni che così vi ho guardato per quanto riguarda la questione del picco, diciamo, di PM che noi abbiamo avuto dalle 8 alle, mi pare, dalle 10 a mezzanotte, per esempio, una delle cose potrebbe essere un caso di inversione termica, visto le belle giornate che ci sono state. Quindi, avendo il modello, si possono fare delle valutazioni anche in funzione di quelli che sono i dati di traffico che l'autostrada può fare, perché voglio dire, se adesso fanno la terza corsia e il dato del trasporto su il camion aumenta ancora di più, è chiaro che il problema si aggrava. Però nessuno sa quanto vale questo problema, e questo penso che sia doveroso per qualsiasi amministrazione fornire queste informazioni ai cittadini, in modo tale che si tolgono via tutti quei ragionamenti di polemiche, perché di fronte ai numeri le polemiche svaniscono. Allora noi chiediamo, visto che la scienza ci dà la possibilità, la tecnica ci dà la possibilità di avere questi dati, che non sono impossibili, si tratta di impegnare delle risorse, questo mi rendo conto, però sono risorse impegnate per la salute dei cittadini, e quindi penso che siano risorse impegnate per il bene della collettività. Oltre a ciò, bisognerebbe che, ovviamente, perché è inutile che ci meravigliamo di tutta una serie di dati di inquinamento quando la nostra pratica quotidiana di vita contribuisce all'inquinamento. Quindi, per esempio, l'amministrazione dovrebbe far sì di incentivare, per esempio, la mobilità lenta, le piste ciclabili, in modo tale che invece le madri, invece di portare i figli a scuola con le macchine, che in via Belli sembra di essere in un casino della miseria quando arrivano, perché arrivano tutti quanti lì, perché ovviamente nessuno può pensare di mandare il proprio figlio con la tua situazione della strada, i ragazzi possono andare nelle belle giornate, possono andare a scuola in bicicletta, in sicurezza, cosa che succede nei paesi avanzati. Allora, anche lì, non dico che pretendiamo che le cose vengano fatte subito, ma si tratta di porre in essere un programma che ovviamente avrà una durata poliennale, in cui queste cose si cominciano a fare, ma se mai si pensa, se mai si cominciano a fare, mai questi problemi vengono risolti. Oltre a ciò ci sono tutta una serie di altre questioni che poi sono più di natura, come dire, tecnica, tipo, non so, il problema del lavaggio della strada, per esempio con le polveri, il lavaggio delle strade. Per esempio adesso che ci sono i cantieri, le polveri che abbiamo derivano anche, per esempio, dalla lavorazione dei cantieri, da tutti i movimenti di terra che ci sono. Cioè, ci sono una serie di questioni che, se uno ha il focus su questo problema, può pensare in qualche modo di risolverli o comunque di catalogarli, di affrontarli. Se invece si gira dall'altra parte, il problema rimane e diventa sempre più grave. Oltretutto, il problema poi va in mano a chi ne fa un uso strumentale dal punto di vista politico, senza avere la finalità di volerlo risolvere. Ovviamente questo è, come dire, un aspetto, come dire, dal punto di vista metodologico, che noi abbiamo affrontato per quanto riguarda la questione ambientale dell'area di San Nicolò, che non è l'unica area di Portoguaro che ha problemi, evidentemente, perché il comune di Portoguaro purtroppo ha una serie di problemi storici che non sono mai stati risolti, che sono sempre stati abbandonati, insomma, con la tecnica di mettere la polvere sotto il tappeto, pensando che comunque qualcuno li risolverà, e abbiamo una città che di fatto ha una qualità urbana, con un centro storico interessante, ma una qualità urbana assolutamente scadente. E questo dà il senso del degrado della città in cui noi viviamo, e dà il senso anche, è giusto che hanno anche fatto,
che i nostri giovani se ne vanno via dalla città, perché la città non solo non offre niente, ma è anche una città, come dire, brutta nel vivere, insomma. Ecco, io mi fermo qui perché non vorrei andare più a lungo. Ecco, la cosa che volevo sottolineare era proprio il fatto di avere questo atteggiamento costruttivo per quanto riguarda queste problematiche, tali per cui possono anche essere affrontate in modo tranquillo se abbiamo la disponibilità delle amministrazioni a mettere a disposizione quelle risorse necessarie per poter arrivare a questi risultati. Io ho finito. Bene.